Gli audio, eh? Mettete a zero proprio gli audio di Instagram. Rieccoci qui, potremmo aprire la puntata. Rieccoci qui. Eccoci. Esatto, allora, Wild Radio, faccio il lancio. Oggi, venerdì 26/03/2021, siamo con Benedetto Turcano per parlare di eternità effimera o effimero eterno, come vi pare. In realtà, per continuare una bella chiacchierata che abbiamo iniziato la settimana scorsa, poi per lo scherzo di Facebook abbiamo dovuto interrompere. Lo Quindi Benedetto scherzo. aveva cominciato un bel resoconto, una bella testimonianza a proposito del suo rapporto intimo col mondo Aldo Rossiano, perché ha curato appunto l'allestimento della mostra del Maxi. Quindi è di nuovo qui con noi e niente, io direi Mattia che lo riprendiamo un po' il filo dove avevamo lasciato. Si era interrotto sul più bello, che ti stava raccontando qual era stato il rapporto con i parenti, insomma, di Aldo Rossi, che in qualche maniera ci hanno dato lo spunto, gli hanno dato lo spunto per approfondire alcune questioni. Ti lascio la Sì, parola, in realtà Benedetto. ci stava anche raccontando, se non sbaglio, Benedetto, il tuo avvicinamento, no, Aldo Rossi, cioè come poi in fondo l'avevi un pochino riscoperto, anche perché, come giustamente ci raccontavi tu, in fondo nel tuo periodo di studio, di formazione universitaria, se ne era parlato molto, molto poco. Sì, devo dire che se ne era parlato poco all'università, non lo conoscevo, l'ho conosciuto soprattutto, come dicevo poco prima che si interrompesse l'altra volta, guardando e studiando gli archivi, nell'archivio di architettura del Maxi, c'è cioè il fondo di Aldo Rossi, c'è cioè una grande parte di disegni stupendi e quindi ho scoperto appunto questo modo suo di disegnare, questi suoi colori. E dicevamo il legame che più era rimasto nella mia poca memoria dell'università era il Teatrino del Mondo. E nell'occasione della mostra, parlando sia con il curatore che con la famiglia, con la fondazione, effettivamente il Teatro del Mondo è questo oggetto così particolare che rimane davvero impresso, per cui rimane sia nella mente che nell'affetto di tutti. Dicevamo l'altra volta con Daniele che questo teatro, questo oggetto in grado di attraversare la città e quindi di sovrapporsi a uno skyline esistente e di non interferire con i monumenti e con la geografia. E stavo per dire l'altra volta appunto che il teatro, una volta finita la Biennale, lasciò Venezia alla volta di Dubrovnik. Quindi attraversò, andò dall'altra parte dell'Adriatico, costa a costa arrivò fino a Dubrovnik, dove rimase per un po', tant'è che all'opening della mostra sono arrivati anche dei giornalisti croati che erano interessati appunto a questo aspetto, più che altro perché anche loro hanno un affetto per questo oggetto. E poi invece con Mattia dicevamo che è stato. Ci fai vedere, Daniele? Fatto sei belli su È Instagram. stato poi ricostruito nel 2004 a Genova, in occasione della candidatura a Genova Città della Cultura, come uno degli allestimenti nella città, e poi invece è rimasto così dimenticato per tanto tempo, è stato smontato e purtroppo credo perso, è rimasto giusto il pinnacolo che abbiamo avuto in prestito dalla fondazione 2 o 3 anni fa per un'altra mostra in cui c'era questo focus già di Aldo Rossi quando abbiamo allestito una mostra di cui ho sempre curato l'allestimento sulla Via Novissima, la strada Novissima, che era quella biennale lì. Eh sì, l'80, portoghesi. Sì. Senti, io volevo chiederti una cosa, però, perché diciamo che questa diciamo città alla quale noi ci rivolgiamo molto spesso, cioè, ha due connotazioni. Vi volevo chiedere una cosa, se potete abbassare qualche volume perché mi sa che c'è un ritorno. Forte, forte. Vedete un po' se c'è modo. Io il telefonino ce l'ho a Ok, zero. se io parlo, c'è un ritorno adesso? No. No, allora riflettevo oggi su alcune faccende, sto scrivendo un piccolo articoletto, allora
Ogni tanto prendo questo librettino qui, che Benedetto conosce sicuramente, Light City, di questo docente che, diciamo, ha avuto un ruolo abbastanza importante nella mia formazione, anche quella di Benedetto, devo dire, Lucio Altarelli. Lui ha fatto a un certo punto un resoconto abbastanza importante su che cosa significa la città leggera, la città dell'allestimento, e ha realizzato, scritto questo libro con molti riferimenti. E siccome lui faceva parte di un dipartimento di architettura molto eclettico, molto interessante, in realtà si è nutrito di una considerazione dialettica che lui ha sempre molto criticato. C'era chi considerava la città appunto sempre in contrasto tra quella della periferia fatta a crosto e quella modernista, quindi c'era un grande dibattito su questa. E mi ricordo, mi ammetto, che invece questa terza città, che è quella appunto in permanente, in perpetuo cambiamento, quella in cui accadono veramente delle cose che non possono essere definite architettura o allestimento o qualsiasi altra cosa, è una città molto interessante. E c'è un passettino che però non è di Altarelli, è di Bruno Fortier, che mi piacerebbe citare, perché veramente è molto pertinente rispetto ad Aldo Rossi e soprattutto a questo termine del mondo. Ve lo leggo brevemente, è un passaggio interessante. Se la città verso la quale andiamo non è né quella antica né quella moderna, ma attraverso un consolidamento della prima, una modificazione della seconda, è qualcosa di simile ad una terza città che ne interpreta due diverse contemporaneamente. Secondo lo scenario non c'è più quello che era inserito nel ritmo della città medievale che è mai esplosiva. Se l'una ci affascina nell'altra architettura, impedendoci così di ritornare alla città di un tempo, nella certezza tuttavia che la città non scomparirà mai. Manifesta che ci consideriamo oggi, giorno, di giocare con la loro forma e con la loro memoria potrebbe essere molto importante. Ed è certamente questo libro, l'espressione autentica, il ritorno degli oggetti nella città, la politica di cancellazione delle loro tracce, il racconto di New Yorkese di Colas abbia semplicemente preannunciato un processo di progressiva uniformazione, contro il quale Istanbul avrebbe mantenuto la sua moschea blu e costituito la città proibita nel mezzo però di una San Paolo di torri completamente intercambiabile. Insomma, lui dice sostanzialmente che nella nostra metropoli contemporanea probabilmente l'elemento più caratterizzante è questa città in allestimento, questa leggerezza, questa sovrapposizione di tanti linguaggi e soprattutto di tante modalità di fare architettura. Io questo mi appassiona tantissimo e rivaluto sempre le posizioni di Aldo Rossi, perché poi nelle sue architetture così cangianti, mutevoli, colorate, strambe, eccetera, c'è un po' di questo, il tentativo di superare la città antica e la città, diciamo, moderna. E questo mi piace, lo ricordo a questo fatto del mondo. Mi piace tanto da questo momento. Ho avuto un ritorno di audio incredibile. Sì. E ti volevo chiedere un'altra cosa, ma tu, la tua immagine di profilo dei vari social, qual è? Dice che ci sono delle interferenze, Ernesto. Voglio vedere quelli. Ce la condividi quell'immagine di profilo? È bellissima, volevo sapere la storia di quell'immagine. Quella di Facebook Quella di che Facebook. è rimasta è rimasta lì da quell'anno, perché non sono Da un 11 anni fa. esatto. Come la condivido? Aspetta, guarda qui la Guarda, se compagnia. vedi sotto c'hai il primo pulsante a destra e condividi il tuo schermo. Ok, condividi il mio schermo. Questa è la mia foto di profilo. Bella. Ed ero con un gruppo fighissimo di giovani prossimi architetti e un docente illuminato che si chiamava Urban Fields, e facevamo nel periodo tra gli esami e la tesi delle esplorazioni urbane a Roma, un po' in giro per Roma, andando a vedere Libera, Nervi, i Maxi in questo caso,
giocavamo con questi specchietti che vedete in cui sono riflesso, come pixel di una tecnologia. E, come dire, materiale, fisica che puoi tenere davvero tra le dita piuttosto che nello schermo di un computer. E quindi, grazie a questi specchietti, riuscivamo a imprimere il pixel luminoso sulla facciata del maxi riflettendo il sole, così come in altri luoghi abbiamo disegnato l'ombra, dei pilastri scultorei del viadotto di Corso Francia con il gesso. Ci siamo sospesi a delle altalene a Milano, nella corte, nei fuorisalone, quindi è Ed era tutto bello, no? perso. Perché in realtà questo è proprio la trasformazione dello spazio che tu c'hai in maniera molto, come dire, effimera, però ricordandoci che appunto quello è l'emblema del colonizzare lo spazio, appropriarsi, fare architettura, no? Semplicemente con uno specchietto tu pulsi in maniera intermittente, irregolare, indeterminata, punti di luce sulla facciata di un edificio di cemento armato, che è quello di Zadid. Vi voglio condividere questa immagine che secondo me è molto carina. Vediamo se riesco. Devo condividere lo schermo, giusto? Faccio condividere schermo. Ecco, questa la vedete? Credo di sì. Questa era la facciata del Mac, allora c'era venuto il gusto, credo che adesso si veda, no? Di giocare con quest'ombra del maxi e dire, beh, insomma, anche con un po' di luce riusciamo di fatto a cambiare questa immagine così statica, no? E quindi era proprio qualcosa che uno si porta appresso, uno specchietto, una cosa, e ci è molto piaciuta. E questo è un piccolo video, e soprattutto questa qui è l'immagine dei 4, dei 5 artisti che hanno fatto questa performance e molte altre. Eccolo qua, Benedetto. Questa è l'immagine di Benedetto. Bello, questa è la nostra esperienza di trasformazione dello spazio urbano in maniera effimera. Chissà se Aldo Rossi gli sarebbe piaciuto. Ma sai, Aldo Rossi, in alcuni progetti è così duro. Io penso che se uno va a visitare il cimitero di Modena, resta un pochino scioccato dalla durezza e dalla freddezza del progetto rispetto alla parte invece esistente, monumentale del cimitero esistente, cioè insomma della parte esistente del cimitero, no? Che è molto più verde, molto più accogliente. Certo senso, eppure in realtà poi approfondendo il perché di quel disegno, di quel progetto, secondo lui era talmente tutto, non so come dire, non che bisognasse asciugare, però era un po' fatto, c'erano già delle cose per cui si poteva fare soltanto quel tipo di architettura, per cui è un po' stridente perché invece nel disegno dell'impatto emotivo, secondo me, appare come un progetto molto, molto serio, molto, anche un pochino cupo, con dei bellissimi disegni. Senti, Anzi, Benedetto, ieri è sai che andato. ti volevo chiedere una cosa, però. Comunque ci stanno delle interferenze, ragazzi, veramente incredibili. Vabbè, non lo Pure so. Ernesto lo diceva. Allora, Spero che vada meglio. volevo salutare tutti gli amici che ci stanno seguendo in diretta, in realtà sono tanti. Vediamo, c'è qualcuno che vorrebbe prendere parte, scusate, eh. Vediamo un po' se c'è qualcuno qui in diretta che prende parola. E in verità volevo chiedere sia a Benedetto ma anche a Mattia, un po', insomma, voi due avete un'esperienza abbastanza importante, a parte questa cosa di Aldo Rossi, anche di interventi nello spazio sia degli interni urbani, diciamo così, che poi all'esterno, insomma, di allestimenti, di appunto un'architettura che ha un tempo molto preciso, è leggera, è effimera, dura il tempo veramente
della mostra, delle cose. E volevo appunto sapere da Benedetto se c'era qualche altra esperienza che ha fatto. Magari al massimo interessante dal punto di vista proprio dell'allestimento e del processo della lezione. E poi Mattia di dirci qualche cosa, perché voglio dire, mi pare che pure tu hai preso un sacco di premi, e questo mi ha molto sbalordito, non lo sapevo, in merito agli allestimenti che hai fatto negli ultimi anni. E questo mi interessa, mi piace, perché quello è un mondo secondo me che va molto coltivato, assolutamente. Allora, gli altri, anche io sento il ritorno, non capisco, io ho il telefono in cuffia spaccata, quindi non credo di essere io, però sento dei fischi e sento qualcun altro che parla. Dunque, di esperienze di allestimenti, di belle esperienze di allestimenti, sicuramente c'è, a proposito dei teatri e della strada nuovissima, quindi un po' di cose che si incastrano, e anche perché ogni tanto mi sembra che alcuni cerchi, non solo della vita, ma anche progettuali, si chiudano. Il mio progetto di tesi era appunto la ricostruzione di questo passage al Laurentino 38 in maniera temporanea, effimera, in tubo giunto, con un rivestimento, una pelle leggera. E qualche anno fa, in estate romana, ho lavorato con Purini e Termes per la riproposizione di una versione sezionata del scientifico. Ecco, questo era il mio. E quindi è stato bello lavorare sicuramente con loro, lavorare a questo progetto, capire anche qual è la distanza che il tempo ha messo nella possibilità di riproduzione di un teatro che all'epoca, poco più della metà degli anni 70, veniva costruito e esperito in maniera, tra virgolette, sicuramente più facile. E quanto poi sia a livello di dispositivi di sicurezza, sia a livello di costi e di lavorazioni, sia invece diventato impegnativo. Quindi un oggetto effimero che appare effimero, viene raccontato effimero. Io in questo tipo di lavoro a volte sono quello che deve occuparsi della reificazione di questi oggetti, e quindi sta in quella fase in cui sì. È un progetto effimero, è un progetto leggero, però alla fine è ferro, è metallo, è giorni di lavoro, è cronoprogramma, è costi, è legno, è stuccature. Quindi è bello per me, insomma, che ho avuto sin da quando mi sono iscritta all'università nel 2004-2005 questa vocazione per gli allestimenti, che sembrava all'epoca ancora molto impalpabile, trovare poi invece piena espressione in quello che faccio, fortunatamente. Quindi questo rapporto tra quello che ho studiato, quello che ho visto, e poi il rapporto diretto sia con i progettisti che con anche con gli artisti. Per esempio, un'altra esperienza bella per parlare invece di arte è stata quella con Enzo Cucchi. Ho trovato una persona deliziosa, un rapporto di lavoro molto bello, e una persona talmente arrivata, per come l'ho percepita io, al suo grado di completezza artistica, che abbiamo lavorato benissimo. L'allestimento si è ridotto a una sala completamente vuota e buia, con una pedana di 3 metri per 3, con al centro una scultura fatta per la mostra, un piccolo punto in mano, con dei riferimenti, con dei dettagli tra il piede e la mano di un animalino che saliva su questo piede, questo che ci guardava sopra, e un cono di luce, quindi un taglio di luce fatto con un proiettore particolare per avere un'immersione totale nell'atmosfera di mostra. E poi c'erano altri piccoli oggetti, piccoli richiami, che erano fuori della sala. Ecco, questo è il campo artistico. Per parlare anche di qualcos'altro rispetto a quello architettonico, è stata davvero una bella esperienza di allestimento. Bello. Matti, io mi sono guardato un po' gli allestimenti tuoi invece oggi pomeriggio, facci vedere qualcosa.
Ah, dai, hai fatto un ripasso. Sì, in verità sì, ho tirato. Ma no, ma sai perché la cosa è buffa, perché insomma uno non è che vuole essere autoreferenziale, però di fatto facendo questi incontri di aperitivo, insomma è sempre venerdì un po' per tutti quanti, allora è chiaro che uno comincia Certo. a parlare delle cose che conosce meglio, cioè le cose nostre, questo è evidente. Benedetto credo che sia un elemento particolarmente interessante in queste chiacchierate, perché un po' è tutto molto lineare, il suo percorso devo dire che ha una chiarezza e una nitidezza abbastanza invidiabili, perché appunto lui ha fatto un percorso universitario chiaro, limpido, si è laureato con una tesi molto chiara e limpida e dopodiché si è impegnato esattamente in questo. È una cosa che io dico invidiabile, non riuscirei mai a fare una cosa del genere perché io ogni 3 secondi mi incuriosisco di qualcosa di diverso, quindi poi prendo delle faccende, però questo è Come evidente non per tutti. capirti. Però tu anche Mattia hai avuto e hai, continui ad avere un percorso abbastanza eclettico, però allo stesso tempo anche incentrato su questa cosa degli allestimenti, cioè voglio dire, se non parliamo delle nostre cose o il punto di partenza non è quello, si va poco avanti. Volevo vederlo, sì, qualche cosa volevo vederla, soprattutto le cose belle che hai fatto con le agenzie, insomma. Sì, vabbè, io ho avuto questa, effettivamente, era proprio a cavallo della fine del mio percorso accademico, che cominciai appunto con mio padre a lavorare da grandi allestimenti, soprattutto poi in ambito nel settore aerospaziale, che era un settore comunque in qualche modo molto stimolante, no? Anche per i contenuti che esso stesso rappresentava. Ecco, guarda, vi faccio vedere una cosa a cui sono molto legato, perché un po' perché appunto era il primo lavoro fatto in realtà proprio appunto a cavallo con la mia laurea. Io mi sono laureato nel 2000 e anche questo progetto appunto è del 2000. In realtà era curioso perché in realtà creiamo una specie di ambiente in grande contrasto, perché in realtà la sede di questo grande padiglione fatto per Alenia Spazio, no? Alenia Spazio è una delle società che in qualche modo prima era una società totalmente italiana, adesso in realtà è stata acquistata dai francesi, che comunque produce componentistica spaziale, soprattutto ha lavorato tantissimo alla stazione spaziale. Siccome appunto l'ambiente di riferimento di questo progetto era il Futur Show, che era una fiera che si teneva a Bologna, la fiera di Bologna, che era un caos pazzesco, eravamo in pieno boom, diciamo, di tutta la parte, diciamo, della nuova tecnologia, no? Di tutto ciò che ci arrivava, se vogliamo, dalla Silicon Valley, quindi internet, e tutto il mondo che si portava dietro, computer, eccetera. Quindi si faceva questa grande fiera che si chiama Futur Show, che si organizzava lì a Bologna, dove c'erano appunto da IBM a Microsoft, eccetera, eccetera, e però partecipavano anche aziende italiane importanti. Allora l'idea lì fu di andare molto in contrasto, perché poi avevamo già fatto un progetto l'anno prima, questo era proprio il progetto del 2000, e quindi dicemmo in realtà. Anche perché in fondo c'era tutto il settore aerospaziale, cioè quello soprattutto parlo della parte dei satelliti, che in qualche modo aveva una grande importanza in relazione alla sua, come dire, attività di monitoraggio del pianeta, no? C'è una gran parte di satelliti che chiaramente, no, noi siamo abituati a vedere le mappe. Ma ovviamente c'è tutta una parte che aiuta, diciamo, in qualche modo il controllo del territorio, delle calamità, delle varie questioni. E quindi abbinando questo tipo di sensibilità che si voleva comunicare da parte dell'azienda a un tentativo appunto nostro progettuale di creare un grande contrasto, facemmo una sorta, questo appunto fu uno dei disegni, diciamo, di concept, di idea, facciamo una specie di grande giardino in mezzo al caos appunto del Futur Show, perché poi dentro al Futur Show immaginate proprio l'ambiente fieristico, no? La musica a palla, le hostess, i deppoli, cioè proprio un po' aggressivo se volete. E allora l'idea era quella, beh, però in mezzo a questo caos a un certo momento facciamo conto che tu entri dentro un tunnel teatrale, qui ritorniamo un po' all'effimero
rappresentato in un tunnel teatrale che era questa sorta di telo, come vedete, entri dentro e invece hai una specie di grande pausa, di grande momento di conforto, di relax, perché è una specie di grande giardino. No, noi avevamo steso appunto questi, diciamo, questi rotoli di prato e avevamo messo insieme queste canne di bambù che creavano, diciamo, la parte vegetale, la parte giardino, e poi c'era questa passerella che era quella, diciamo, praticabile, che come potete vedere era fatta in lamiera zincata, dove ovviamente c'erano alcune postazioni, questi erano anche dei monitor, ormai monitor antiquati, parliamo appunto di più di 20 anni fa, appesi a questa, alle strutture che componevano, diciamo, il grande, se non sbaglio, sì, erano 1000 metri quadri, questo grande enclave, diciamo, in mezzo alla fiera, c'erano questi, appesi i modelli, che chiaramente erano i modelli dei vari satelliti su cui Alenia aveva lavorato, c'era anche il modello della stazione spaziale, e sul tunnel teatrale passavano delle proiezioni, che chiaramente erano agganciate, diciamo, alle macrostrutture dei videoproiettori basculanti che oscillavano, e da alcuni riferimenti, se volete, a Guerre Stellari, insomma, no? Questa è la navicella di Guerre Stellari, o altre cose con un immaginario appunto fantascientifico, eccetera, davano, diciamo, era molto, devo dire, era molto molto suggestivo. E tra l'altro anche in quel caso anche noi collaborammo con, chiaramente, i pionieri in questo ambito, collaborammo con Studio Azzurro, che fece una piccola installazione molto preziosa, molto carina. Se vedete in questo gruppetto, purtroppo non c'ho cose migliori, però qui c'era una specie di grande cespuglione, no? Sempre fatto di canna di bambù, dove poi dentro c'era una di queste installazioni di Studio Azzurro, molto belle, interattive, dedicata proprio, diciamo, al tema dello spazio, eccetera. E questo fu ovviamente c'è un bellissimo ricordo, perché appunto io mi stavo laureando, stavo facendo questa cosa. Da lì, appunto, poi sì, effettivamente io ho una carriera ventennale, ormai possiamo dire, di progettazione di allestimenti, e quindi di cimentarsi col tema proprio dell'effimero, ma di grandi padiglioni, anche internazionali, appunto, perché poi siamo andati in giro, fino appunto il premio più bello che ho riconosciuto è stata sicuramente la menzione d'onore al Compasso d'Oro, che chiaramente nell'ambito del design è un premio molto, molto importante. E poi magari successivamente vi faccio vedere quella però era proprio una mostra, diciamo, era più, cioè a me mi è divertito molto questa parte anche più, lo citiamo spesso in trasmissione, no, Daniele? Se volete, la fiera è più trash, no, dell'allestimento museale, dell'allestimento ovviamente nella sede più colta, no? L'allestimento dentro alla fiera è sempre, però secondo me, da punto di vista dell'esperienza, è stata molto molto formativa, molto bella, perché poi c'era anche una sorta di competizione, anche in queste fiere internazionali c'è sempre una sorta di confronto tra gli stand, è più simile alla metafora colasiana della città del globo, no? Di questa Manhattan fatta di tutte piccole architetture. La fiera è molto così, cioè non è un ambiente protetto, è un ambiente invece totalmente caotico, dove però appunto poi era bello, perché effettivamente c'erano architetture anche molto brutte, ma invece anche architetture molto inventate, cioè molta creatività che si confrontava tra di loro, e questo è molto interessante. E dopo però, negli ultimi periodi, invece mi sono occupato molto di più sull'allestimento museale, in ambito però sempre scientifico, perché sempre magari con la stessa committenza, che però cercava di divulgare ovviamente dei contenuti scientifici nei musei. Ho lavorato molto per esempio col Museo di Milano, Leonardo da Vinci, che è molto bello, in quel caso ovviamente dove c'era un intento appunto divulgativo di portare i contenuti che poi queste aziende possono avere in relazione allo spazio.
Io volevo dire una cosa, siccome poi è bello in queste chiacchierate che ancora, a parte l'autoreferenzialità spicciola delle cose che facciamo, anche l'autoreferenzialità degli ospiti che ci abbiamo avuto nelle puntate precedenti, in particolare le cose che ci siamo detti con Emanuele Piccardo e Elena Andreoni, che in qualche maniera ci hanno sollecitato a fare una serie di riflessioni. In particolare, diciamo, rammento questa attenzione di Emanuele. Per esempio, nel considerare estremamente vitale i tentativi di trasformazione dello spazio urbano, soprattutto quello negletto, ma non lo spazio soltanto esterno, anche degli interni fatiscenti, eccetera, con delle microarchitetture, dei playground, delle azioni di microinterventi sostanzialmente. E ne parlavamo appunto anche con Elena Andreoni in questa cosa bellissima che sta facendo di curare la Biennale dello Spazio Pubblico di Roma del 2021 e nelle chiacchierate, nei tavoli che sta facendo, appunto, sta cercando di promuovere la consapevolezza, appunto, che appunto, i cittadini privilegiati dello spazio pubblico attuali sono in realtà quelli che saranno adulti del futuro, cioè i ragazzini, e che una pratica di democrazia è appunto far capire ai bambini, attraverso forme di appropriazione di spazio pubblico, libero e in maniera giocosa, che appunto la democrazia si svolge appunto in questa dimensione, eccetera. Allora, entrambi, sia Elena che Emanuele, concordavano sul fatto che l'azione dell'allestitore, cioè di quello che realizza un'architettura lesta, veloce, rapida, leggera, che poi, appunto, come dice Benedetto, non è che poi è sempre rapida, leggera, perché parla sempre di materiali e quindi poi di tempo, di operai, eccetera, eccetera, ma insomma ha una sicuramente inconsistenza, una consistenza o inconsistenza diversa rispetto all'architettura costruita fatta di mattoni e di cemento armato. Insomma, concordavano entrambi nel fatto che queste strategie, che insomma, assumono tanti nomi, sono comunque molto, molto interessanti e costituiscono l'anello vitale, una specie di tessuto mutevole che si sovrappone alla città di metallo e di pietra e che permette di vivere ai cittadini degli spazi che spesso appunto hanno caratteristiche di abbandono, di negligenza da parte diciamo, del pubblico per le manutenzioni. Quindi si ha degli interni, immagino le caserme di Guido Reni, per esempio, che hanno avuto questa sorta di sono resuscitate di fatto con una serie di eventi che sono capitati negli ultimi tempi, ma ce ne stanno tantissimi di posti a Roma e in Italia che vengono di tanto in tanto colonizzati perché avvengano dei fatti e degli eventi. E l'allestimento si presenta sempre come una metafora bellissima di una città che non esiste, o quella che noi vorremmo, o quella che è sempre appunto mutevole, nomadica, che cambia in continuazione, fatta di luci, fatta di qualcosa che è impermanente e ci rinnova il gusto di appunto stare in un mondo che di fatto non è via, che ne so, Baldo degli Ubaldi o, non so, via Guido Reni, stabile sempre con la se stessa. Quindi Certo. l'idea di una natura virtuale, diciamo così, che cambia, che è riprodotta all'interno della metropoli. Io la trovo estremamente stimolante e mi Ma viene da su pensare, questo ma però, Daniele, dovremmo distinguere, in effetti, questo che dice è molto importante a mio avviso, dovremmo distinguere su un aspetto, cioè da una parte c'è l'architettura effimera in quanto proprio commessa, no? Non so come dire, cioè se tu devi fare un palco, il palco dei Pink Floyd che citavamo di Venezia, oppure devi fare l'estate romana, oppure la fiera, il Future Show di Bologna, ovviamente c'hai una commessa che proprio chiede l'effimero. Però nell'accostamento che noi abbiamo fatto con Aldo Rossi, partendo da Aldo Rossi, poi abbiamo divagato su tantissimo altro, ma anche su Roma. È chiaro che l'effimero invece può essere benissimo inteso come poetica, ma allora è un altro discorso, cioè la poetica può riguardare sia un allestimento che un'architettura decemento, è una sfera che è molto interessante perché secondo me rappresenta in tante cose, no, la vita contemporanea. Alcune dimensioni in cui noi ci troviamo. Cioè, per esempio, una cosa che a me mi ha molto stimolato e che mi sono portato appresso e volevo, colgo l'occasione del nostro rivederci dall'altra volta, è che in fondo Aldo Rossi, che sappiamo di area milanese, la tendenza, un neorazionalista, insomma, se ne state dette di tante cose, però poi sia nel teatro del mondo e sia in questo carattere che noi stiamo cercando di mettere in risalto dell'effimero che è molto legato a questo progetto manifesto, che però sicuramente ha lasciato un segno molto profondo
cioè il teatrino del mondo di Aldo Rossi, ecco, in alcune sue cose lui poi ha dei punti di contatto con Roma, dove invece l'effimero ha una sua, no, storia molto forte, se pensiamo a una sua, rimando alla stagione barocca, incontrovertibile. Ecco, in quel caso non è che le architetture barocche non fossero di pietra, erano come di pietra, però erano tendenzialmente effimere, o ovvero alludevano alle scenografie, no? Pensiamo a Piazza Sant'Ignazio, a Borromini, eccetera, eccetera. Ecco, da questo punto di vista, il fatto che Aldo Rossi avesse questa forte carica, secondo me è questo un tema che è molto effimero, la grandissima carica poetica. Cioè, mi è venuto da pensare, dopo il nostro incontro, tantissimo al confronto spesso spietato, non so se ne parlavamo già, tra Rossi e Fuxas, no? Che sono stati, non si sono accavallati, però hanno segnato uno spartiacque notevole. Cioè, a un certo momento, bisognava essere tutti, te lo diciamo già l'altra volta, tutti contro Rossi, tutti a favore di Fuxas per sposare il nuovo, che poi sono sempre cose un po' semplificative, non, secondo me lasciano il tempo che trova, però sicuramente aiutano a interpretare i tempi. Ora però, in realtà, secondo me alle volte è molto più facile trovare questa poetica dell'effimero in Aldo Rossi che in Fuxas. In Fuxas è talmente esplicitata in maniera molto chiara, no? Ma pensiamo alla nuvola. È chiaro che la nuvola è effimera, tendenzialmente allude all'effimera, però è anche molto banale, tra virgolette. No? Cioè, non è che dici, ho fatto una riflessione, ho cercato di farci un pensiero profondo su cosa significa l'effimero, che magari, appunto, ripeto, poi si può tradurre in cemento. Cioè, non è detto che l'effimero debba essere Teflon, no? Mi sembra molto, molto certo. Facile. Certo. Invece Venezia, a me Venezia mi dà un'idea di effimera, con tutto che abbiamo festeggiato da poco, credo, non so, 1600 anni dalla fondazione, cioè, sì. 1200, cioè, capito? Però ti strugge il cuore quando la vedi, no? Ti crea quella sensazione di effimero dentro, con tutto che rimane ferma da secoli, che è così. Però ogni volta che la vedi ti fa quel tuffo al cuore. Guarda, sai un'altra cosa bella e interessante che volevo dire, poi c'è una domanda per Benedetto, che di fatto anche quando parlavamo la volta scorsa della Roma Città d'Acqua che ci ha fatto vedere Carlo Prati, no? E un po' abbiamo toccato questo tema, a suo modo, diciamo, questi meravigliosi quadri che Carlo ci ha restituito sono un tentativo di riflettere un po' su questo rapporto che c'è tra l'acqua, che è l'elemento più, diciamo, mutevole che esiste, che c'è dagli antichi greci in poi, lo sappiamo, tutto scorre, e appunto la città di pietra. Hai ragione, io credo che Venezia, per esempio, sia una città dell'effimero per eccellenza, proprio perché c'è questa presenza, l'acqua, che cambia effettivamente con le ombre, le luci, il mondo, insomma, circostante, l'acqua alta che sale e che scende. Quello è un posto magico, per questo è l'emblema proprio di quello che stiamo dicendo. No, ma io diciamo riportavo l'attenzione su questa continuità che esiste tra le nostre puntate, che poi di fatto inaneliamo sempre degli argomenti che ci portano a riflettere di fatto, da architetti e da pensatori, del rapporto che noi viviamo con la nostra città, con la nostra professione, che è una professione poetica, è una professione che abbiamo sempre detto, insomma, che si deve, secondo noi, indipendentemente dall'attitudine alla ristrutturazione facile o all'allestimento corto, diciamo, si deve riflettere sempre sul tema della comunità, dello spazio pubblico, dell'attenzione appunto a una poetica che è una cosa importante. A proposito della poetica, questo è interessante, Benedetto, insomma, si occupa di fare allestimenti in realtà per raccontare storie di altri. Questo secondo me è un argomento bello, che qualche pensiero sicuramente l'avrei fatto. Tu come ti poni nei confronti di questo? Cioè, l'allestimento è tuo, te ne occupi tu, però poi di fatto metti in mostra le poetiche di altri. Allora, che rapporto c'è con questo? Quanto devi nascondere, quanto invece è esibito? Io ho l'impressione che tu te ne occupi di questo, o ci sbatti la testa tutti i santi giorni, ogni secondo, perché è un po' credo che sia questo, un po' no, ma lo dico con gusto, cioè credo che sia proprio quella la cosa bella che ti fa fare delle cose interessanti. Sì, assolutamente. Infatti, quando mi è capitato qualche volta
con gli studenti dello IED di cui parlavo con Mattia o con i corsi di formazione che facciamo al Maxi, quando mi chiedono appunto di raccontare i progetti di architettura, cerco sempre di portare a loro quello che i miei docenti universitari a un certo punto mi hanno portato a capire, cioè che l'allestimento è un racconto. Cioè è uno strumento che ti permette di vincolare e allo stesso tempo lasciare libero il visitatore di fare un'esperienza. E la cosa che mi rendo conto che i ragazzi spesso confondono è il fatto che il progetto di allestimento non è il motivo per cui il visitatore viene a vedere la mostra, perché magari ci viene l'amico, ci viene la Certo. mamma, lo zio. Il visitatore viene a vedere l'opera e tu non devi mai interagire, interferire con l'opera in una maniera tale da darne una lettura tua personale, perché è chiaro che ti stai confrontando su un livello che non è il tuo. Quindi è un lavoro sicuramente sfidante, è un lavoro molto bello da fare con le persone con cui si apre un dialogo e forse ti è venuto in mente perché dicevo appunto che con Enzo Cucchi, quindi siamo passati dal postmodernismo alla transavanguardia. Con Enzo Cucchi questo lavoro è stato possibile perché lui mi ha permesso di poter dialogare della mia visione dell'allestimento, di quello che io sentivo che poteva essere un possibile viaggio per il visitatore X tra le sue opere. C'è molta più resistenza sicuramente con gli artisti o con gli architetti più giovani, c'è resistenza per esempio con i fotografi perché sono professionisti, sono artisti che sono abituati a pensare le loro opere in una maniera molto particolare, no? Le cristallizzano in un'immagine che vogliono che sia riprodotto in quel modo, per cui ci sono alcuni che ti raccontano come ci devi arrivare a quell'opera, come la devi vedere, che tipo di ingresso devi fare, che cosa non devi vedere mentre stai guardando quella cosa, non devi guardare quell'altra. In altri casi invece il dialogo è più aperto e devo dire anche molto più stimolante, nel senso che poter creare un allestimento che abbia un racconto. Io molte volte quando poi porto il mio progetto ai colleghi, ai coordinatori, ai curatori e ai direttori, spiego alcune parti del progetto che mi rendo conto sono soltanto per il progettista o per gli addetti ai lavori o per i progettisti e per i colleghi architetti. Che il visitatore magari non coglierà, però è comunque un tratto importante che deve rimanere nella mia professione quotidiana, perché altrimenti insomma, fai un altro tipo di mestiere, fai un altro tipo di allestimento. Invece prima, quando parlavi del rapporto delle persone con lo spazio pubblico e parlavi appunto di via piuttosto che di via Guido Reni o di via Baldo degli Ubaldi, mi veniva in mente un'altra cosa molto bella che mi hai insegnato, è stato il tipo di il rapporto e il legame che il cittadino X ha nei confronti dello spazio pubblico, quindi anche della percezione dello spazio pubblico. E quindi sempre per parlare di appropriazione e di vita e di interazione in questo senso. Mi è capitato in uno dei cantieri esterni sul piazzale del Maxi, la piazza del Maxi, la piazza Liviero Boetti, che è una piazza vissuta come piazza pubblica, in realtà è uno spazio comunque, tra virgolette, privato, cioè appartiene al museo, non è che appartiene non è una piazza aperta, e quindi piace perché è una piazza protetta, quindi è una piazza che si anima di bambini, di ragazzi, di persone che vengono a leggere, a prendere un caffè, che vengono a prendere il sole, a giocare, possono scrivere con i gessetti per terra, possono rincorrersi, possono fare delle cose. Arrivando al punto che quando mi è capitato di transennare una parte della piazza per realizzare un cantiere di uno di questi allestimenti, e dovevo interdire una parte in cui i bambini solitamente giocavano, è venuto un capannello di mamme con ragazzini in mano a dirmi: ma voi lo sapete che ci state privando di uno spazio di gioco importantissimo per noi del quartiere? E mi ha fatto sorridere perché lì per lì mi sono accorto di quanto poi una
diciamo, forse in una città come Roma è anche più complicato legarsi con affetto a un posto in cui ci si possa sentire liberi di chiacchierare con le amiche mentre i figli stanno liberi e spensierati a fare un gioco, però quanto poi una volta avuto uno strumento del genere, una piazza, uno spazio che ha l'interdizione ai mezzi a quattro ruote, a due ruote, un motore e più o meno vigilato, insomma, uno spazio di un certo tipo, come poi ci si abitui al bello, al buono, no? È vero, è Devo dire che bellissimo questa cosa. ho sempre trovato che quello fosse un valore aggiunto del progetto di Zaha Hadid, cioè quell'invenzione di quello spazio pubblico effettivamente è straordinario, cioè a prescindere la bellezza dell'architettura, ma quell'idea proprio di connettere. Tra l'altro in un quartiere che secondo me l'ha vissuto come una grande conquista, perché poi vabbè non voglio entrare nel merito delle questioni a cui io sono molto legato nelle mie analisi tra Roma Sud e Roma Nord, ma là ci troviamo in piena Roma Nord, però devo dire che hanno capito che in fondo un bello spazio pubblico dove stare, perché poi il Flaminio è un quartiere comunque di famiglie, cioè dove ci sono nuove persone, hanno scoperto che la qualità di una piazza, dello stare insieme, è innegabile, è una delle grandi conquiste, diciamo. Del saper comporre la città, no? Effettivamente, quindi Io è volevo. bello questo aneddoto. È bellissimo, sì, ma in realtà quando sempre con Elena parlavamo degli spazi pubblici, ti ricordi che avevo fatto questo aneddoto della bimba che Sì. avrebbe voluto tutti i cortili dei prati, i cortili insomma, delle palazzine liberi da essere attraversati, vissuti con gli gessetti. È una grande, diciamo, visione della città, secondo me, pubblica che bisogna perseguire, soprattutto perché questo è un momento dove c'è un bisogno fondamentale, quello della solidarietà. Altro che affettuosità del ministro Bianchi, qui è la solidarietà vera che si può esplicare soltanto quando si sta insieme in una dimensione politica, pubblica, insomma, come volete. No, io sono curioso di sapere, ma forse me lo può dire solo Mattia, se ci sono degli ospiti che ci stanno guardando, volevano intervenire, perché diciamo che queste nostre puntate hanno un uditorio che per quanto riguarda la diretta è sempre esiguo, poi le persone se lo vanno a riguardare e commentano le varie faccende. E mi piacerebbe, insomma, sentire, per esempio, c'è Marco Brizzi che aveva detto che ci avrebbe fatto compagnia, chissà se c'è un'Elisabetta Fefè che abbiamo sempre avuto, insomma, con noi anche con il pensiero che credo che possa, se ci avesse voglia, può intervenire. Ernesto Iacangelo che abbiamo avuto Guarda, qualche minuto Ernesto fa. e Piero ci hanno commentato, infatti. Non so, Marco, ci ripromettiamo, lo invitiamo una volta, secondo me, farà una bellissima puntata. Io però purtroppo devo staccare, ho solo questo problema, non so se volete andare avanti, non so come fare però, Ma no, io perché... direi che abbiamo fatto una bellissima chiacchierata con Benedetto, è stata splendida. Ti ringrazio tanto di essere stato un po' con noi, perché Grazie guarda, al di là del rapporto che c'è stato, credo che questo sia una cosa importante. Mettersi a disposizione per quello che uno impara, questo è sempre una cosa, atto di generosità che bisogna saper coltivare con grande umiltà e che tu credo che sei molto bravo in fare questo. Io allora dico così, a voi. ci Grazie. Sì, mi ha salutiamo. fatto molto piacere conoscerti, Benedetto. Grazie, Grazie, lo allora stesso. rimandiamo alla Grazie. settimana prossima o forse quell'altra dopo Pasqua, a questo punto non so quello Sì. che faremo, il nostro venerdì, avremo sempre degli ospiti con i quali interagire, parlare, chiacchierare, se c'è qualcuno che ha, diciamo, interesse a commentare le cose del passato, ma anche a proporre delle puntate nuove, ci sono tanti temi con i quali, diciamo, tanti temi che con Mattia abbiamo cercato di mettere a punto, abbiamo parlato di una puntata bellissima sulle case solo scritte, sull'abitare non rappresentato, ma le case scritte, ma ci sono tantissimi temi che ci piacerebbe affrontare. Quindi, se avete voglia, scrivete, c'è un E nostro anche molti numero, ospiti che molti vogliamo ospiti, invitare. quindi Wild Radio, stay tuned, stay cool. Grazie a tutti quanti e alla prossima Grazie volta. Grazie Benedetto, Benedetto. grazie Mattia. Grazie a voi, grazie, a presto. Ciao. Ciao, ciao, ciao.